Esercizio numero 6. Bilanciamo queste reazioni. Allora, cominciamo con la lettera A. Benzene è il nome di questa molecola, C6H6. C6H6 più O2 che dà CO2 più H2O. Come tutte le reazioni di combustione, hanno tra i prodotti CO2, anidride carbonica, H2O, che è acqua. Allora, dobbiamo bilanciarla. Scriviamo la tabella. Elementi, reagenti, prodotti. Primo elemento è il carbonio, il secondo è l'idrogeno e il terzo è l'ossigeno. Tra i reagenti ne abbiamo 6 di carbonio, 6 di idrogeno, 2 di atomi di ossigeno. Tra i prodotti, 1 di carbonio, 3, no, 2 di idrogeno in H2O. 3 di ossigeno perché ce n'è 2 in CO2 e 1 in H2O. Perfetto. Bilanciamo il non metallo, il carbonio. Se ce n'è 6 tra i reagenti, bisogna che ce ne siano 6 anche tra i prodotti. E allora andiamo a dare come coefficiente 6, 6 a CO2. E poi proseguiamo. Andiamo a ricalcolare. Se ci sono 6 CO2 tra i prodotti, vuol dire che gli atomi di carbonio sono diventati 6, gli atomi di ossigeno sono diventati 2 per 6, 12, più 1, 13, 13 di ossigeno. L'idrogeno ha ancora 2. Allora, noi dobbiamo adesso occuparci dell'ossigeno e dell'idrogeno. Sistemiamo i 6 atomi di idrogeno che abbiamo tra i reagenti nelle molecole d'acqua. Quindi le molecole d'acqua dovranno essere 3. Con 3 molecole d'acqua noi abbiamo bilanciato gli atomi di idrogeno, infatti, è 3H2O fa sì che gli atomi di idrogeno siano diventati 6, mentre quelli di ossigeno sono diventati, allora, 2 per 6, 12, più 3, 15. E ci troviamo con 15 atomi di ossigeno, 2 per 6, 12, 3, sì, sono proprio 15, quindi dovremmo usare un coefficiente frazionario per il coefficiente stoichiometrico dell'ossigeno, perché per avere 15, avendo da gestire solamente coppie, useremo 7,5 come coefficiente dell'ossigeno. Infatti, se noi usiamo 7,5, che significa come coefficiente frazionario 15 mezzi, potrei usare 15 mezzi come coefficiente. E infatti 7,5 per 2 fa per l'appunto 15. Ed ecco bilanciata la lettera A. Bilanciamo la lettera B. Butano, il C4H10 si chiama butano. Elementi. Colonna degli elementi, colonna dei reagenti, colonna dei prodotti. Riconosciamo gli elementi. Il primo è il carbonio, il secondo è l'idrogeno, il terzo è l'ossigeno. Trattandosi di idrocarburi sarà sempre così. Cambiano solo i valori numerici. Allora andiamo a
considerare che sono 4 gli atomi di carbonio tra i reagenti, CH4, sono 10 gli atomi di idrogeno, sono 2 gli atomi di ossigeno. Tra i prodotti, gli atomi di carbonio, uno solo, di ossigeno, 3, di idrogeno, 2. Andiamo a bilanciare gli atomi di carbonio e quindi diamo 4 come coefficiente della CO2. Coefficiente della CO2. Proviamo a semplificare qualche passaggio e anticipiamo subito, bilanciamo subito anche l'idrogeno, nel senso che se abbiamo 10 atomi di idrogeno dovremo avere 5 molecole d'acqua. Usiamo il colore fucsia. E allora mettiamo anche il 5, così 2 per 5 fa 10, lo sappiamo già. Se anticipiamo un passaggio. Ci aiutiamo con i colori e usiamo il verde per fare il ricalcolo della CO2 tra i prodotti. Allora C, ne sono diventati 4. Ossigeno, ne sono diventati 8. 8 più 1, 9, più 1, diciamo 9, senza considerare il 5. Ok, adesso mettiamoci nel colore del bilanciamento dell'acqua e scriviamo che gli atomi di idrogeno sono diventati 10 e gli atomi di ossigeno sono diventati 5 più 2 per 4, 8 della CO2, 8 e 5 fa 13. 5 fa 13. Per avere 13 atomi di ossigeno, avendone coppie, siccome 2 per 6 fa 12, il coefficiente da assegnare è 6,5. Ossigeno 6,5. Usiamo il verde. E gli diamo 6,5. 6,5 sarebbe a dire 13 mezzi, come dire, se lo vogliamo dare come frazionario. Ed ecco che il nostro virgola 5 per 2 fa 13 ed ecco bilanciato anche l'ossigeno. Passiamo subito, sbagliato, passiamo subito alla lettera C. Lettera C, colonna degli elementi, colonna del conteggio dei reagenti, colonna del conteggio dei prodotti. Reagenti. Allora abbiamo il decano, il C10H22 si chiama decano. Abbiamo il carbonio, abbiamo l'idrogeno, abbiamo l'ossigeno. Abbiamo 10 di carbonio, 22 di idrogeno, 2 di ossigeno tra i reagenti. Abbiamo 1 di carbonio in CO2, 2 di ossigeno in CO2 e 1 in H2O, quindi sono 3, e 3 di ossigeno, mentre di idrogeno sono 2. Allora, partiamo subito col bilanciamento degli atomi di carbonio e scriviamo 10 CO2. E subito col bilanciamento anche degli atomi di idrogeno e scriviamo 11 H2O. 10 CO2, 11 H2O.
11 H2O. Facciamo i nostri calcoli. Usiamo il verde per il ricalcolo della CO2 tra i prodotti. Allora, significa che avremo 10 atomi di carbonio in 10 CO2 e 10 per 2, 20 di ossigeno in 10 CO2, 20 di ossigeno più 1, 21 di ossigeno. 21. Perché consideriamo una sola molecola di H2O. Quando poi adesso andiamo a ricalcolare le 11 molecole di acqua, avremo che gli atomi di idrogeno sono 22 e gli atomi di ossigeno sono 11 in 11 H2O e 20 in 10 CO2, quindi 20 più 11, 31. 31. Ora, per avere 31 atomi di ossigeno, il coefficiente da mettere su O2 è 15,5. Andiamo a scrivere il nostro coefficiente, lo scriviamo in rosso, 15,5. 15,5, come dire 31 mezzi, 31 mezzi. Due per 15 è 30, e mezzo per 2 è 1, 31. Questo diventa 31 ed ecco bilanciato: 31 di ossigeno, 22 di idrogeno, 10 di carbonio.